Buonasera! Buonasera, buonasera a tutti. Chiedo scusa se magari non sto benissimo con questi capelli, ma non ho avuto tempo per sistemarmeli, quindi ci teniamo alla treccia. Buonasera, benvenuti. Scusate, stavo guardando che siamo a 190, non a 187, ma comunque. Buonasera, benvenuti. Oggi andiamo avanti con StarCraft, se non si fosse capito. Il titolo l'ho messo, una roba un po'. Il titolo l'ho messo per il semplice fatto che abbiamo la possibilità di scegliere due, una cosa o l'altra. Adesso lo vedrete subito perché è la prima missione che andiamo a fare. Ma siccome sono un'eterna indecisa, e soprattutto le missioni, quelle dove ho delle scelte, tipo le preparo con le settimane d'anticipo, no, le settimane no, ma i giorni d'anticipo, ma le preparo per me, vuol dire scegliere da che parte stare. Quindi insomma, ho già deciso come andrà a finire questa, cioè, una delle due scelte. Adesso poi vi spiego tutto. Comunque, niente, bando alle ciance, andiamo. Non so se oggi il signor Rosso ci raggiunge, perché forse le competitive di Overwatch, ma va bene. Campagne, ne abbiamo fatte 16, ce ne mancano 10. Continua. Ok, allora. Qua abbiamo già parlato con tutti, se non erro, già visto tutto, a soldi come siamo messi. Non abbiamo nulla. Vediamo al bar se possiamo comprare qualcosa, ma dubito. Ci sono un sacco di persone pronte a combattere per il giusto Scusate, c'ho prezzo. un sonno pazzesco. Potremmo comprare gli spartani. No, aspettiamo, che magari ci servono soldi per qualcun altro. Niente. Bando alle ciance, alle ciancettine e andiamo. Allora, faremo la caduta di Even, quindi ascoltiamo attentamente. La mia gente ha fondato una nuova colonia su Even. Andava tutto bene, ma ora la colonia è muta. Non rispondono su nessuna frequenza. Dobbiamo andare lì a controllare qual è il problema. Potrebbero essere rimasti esposti al virus Zerg e sono al limitare dello spazio Protoss. Jim, temo che sia successo qualcosa di terribile. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa se magari mi muovo un po', ma le sedie dell'università mi spaccano la schiena. Quindi niente, allora abbiamo. Questa qua è l'ultima missione. No, aspettate solo un secondo, scusatemi. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Drafinix! Grazie per l'host! Come stai, Drafinix? Comunque diceva, l'ultima missione per quanto riguarda i coloni. Questi li abbiamo finiti la volta scorsa. E quindi niente, insomma, in un modo o nell'altro. Ciao, Drafinix! In un modo o nell'altro, questi coloni. Cioè, la dottoressa è l'ultima volta che sta con noi. Potremmo fare le altre missioni che magari ci parla. Insomma, questa farla praticamente per ultima, ma non ne vedo, insomma, l'utilità. In un modo o nell'altro, dottoressa ci lascerà. Adesso andiamo secondo la console di ricerca e vedrete che c'è una cosa. Allora, dice: messaggio della Fondazione Mebius. Signor Raynor, lei ha chiaramente raggiunto i limiti di quanto è in grado di apprendere dai campioni biologici Zerg. Saremmo lieti di poter consultare, di poter acquistare ogni campione in cui lei ci in cui lei si imbatte in futuro per 10.000 crediti ciascuno. Controlli questa console se trova un campione biologico e la cifra le verrà accreditata all'istante. Dottor Narud. Innanzitutto ciao Massimo, benvenuto. Dottor Narud. Allora, io voglio fare un piccolo discorso perché in verità ce ne sarebbe da parlarne per i decenni, lo sapete che io ho memoria zero e quindi dovrei tipo star lì con gli appunti sotto. Ma questo dottor Narut, per chi conosce StarCraft 1, se magari lo leggiamo tipo Durandot, Todd, che Todd non ce ne frega nulla, ma Duran,
Non cercate nulla se non conoscete Starcraft 1, ne parleremo direttamente all'ultima puntata, no, all'ultima, alla penultima puntata che dovrebbe essere, siccome le missioni finali sono tre, due le faccio nell'ultima puntata, una la faccio nella penultima e quindi la missione speciale la faccio assieme a questa, quindi insomma ne parleremo nella missione speciale, nella penultima puntata. È una cosa molto interessante. Comunque, hai venduto i campioni biologici in accesso alla fondazione Mebius per 10.000 crediti ciascuno, quindi ne ha venduto uno. Allora abbiamo l'emulatore dell'unicamente, quindi struttura difensiva, può esercitare un controllo mentale permanente, ma è difficile da usare perché poi è difficile che ci si becchi le ultralische, poi si fa fatica a curarle, no? Mentre questo è molto più utile, che è struttura difensiva, rallenta i movimenti e la velocità d'attacco degli zerg vicini, effetto costante, quindi assolutamente questa. Xenobiologia zerg. Poi andremo a vedere, comunque non facciamo l'attacco orbitale, ma andremo a prendere tecnoreattore, quindi insomma ci manca solo un punticino. Allora, ciao 90, come stai? Raga, come state? Quello della replica è quello che hai fatto ieri, il sogno Protoss. Quello della replica, cioè quello della replica, intendi quello che ho fatto oggi? Sì, oggi ho fatto il replay. Sì, è quello che ho fatto però una settimana fa, non ieri. È da un po' che non vado avanti con StarCraft, ma appunto con l'università sono stanca, quindi insomma. E l'ho fatto una settimana fa e avevamo interrotto le missioni classiche, queste, per fare due puntate per un totale di quattro missioni sul sogno di Zeratul. Allora, guardiamo il, vediamo se questo signore orso no, guardiamo il video e poi vi spiego perché decido che cosa. Come vedete, opportunità di ricerca è un pallino, cioè un pallino, un punto di domanda, perché ci farà scegliere. Guardiamo assieme. Siamo quasi a Even, ma ancora non ci sono stati contatti con... Signore, c'è una flotta Protoss in orbita stazionaria. Stanno disturbando tutte le comunicazioni verso la superficie. E pare che stiano caricando le armi principali. Jim, devi fermarli. Matt, apri un canale con i Protoss. Vediamo quanto si sentono diplomatici. Entaro Tassadar, James Raynor. Sono l'esecutore Selendis. Conosciamo il vostro coraggio e la vostra devozione ad Aior. Entaro Tassadar, Selendis. Con tutto il dovuto rispetto, la vostra flotta deve ritirarsi. La gente di Even non è una minaccia per voi. I nostri osservatori hanno rilevato un'infestazione di spore zerg fra i coloni. Devono essere purificati. Se volete occuparvene voi invece nostra, non ci opporremo. Jim, alcuni dei miei sono contagiati. Ma non puoi permettere che i Protoss li annientino tutti. Se riesci a tenere a bada i Protoss, so che posso trovare una cura per l'infestazione. L'unica cura per l'infestazione zerg è la purificazione col fuoco. Lo sapete bene, James Raynor. Posso curarli, Jim. Credimi. Se decidete di contrastarci, ci affronteremo in un glorioso scontro. A voi la scelta, James Raynor. Attendiamo una risposta. Antaro Tassa darà a te, signor Urso. Allora, qui ci sono due missioni, abbiamo detto. O proteggiamo la colonia, quindi andremo a scontrarci con i Protoss. Una missione che mi piace di più rispetto a quella proposta da Selendis. Probabilmente, se ho tempo... Ciao, signor Orsa. Ciao, 90. Probabilmente, se ho tempo, è una cosa che andrò a fare anche magari verso metà dicembre, perché poi appunto come finisco questa... cioè come finisco StarCraft mi stoppo perché devo studiare tutto. Però insomma, magari la vado a fare poi appena ho tempo, perché la missione trovo che sia molto bella. Eppure la colonia, a parte il fatto che Selendis la adoro, ma a parte questa cosa, un po' gli assomiglia questa tipa alla Protoss, magari alla Protoss.
Sì, è vero, oggi non ho gli occhiali, ma sì, potrebbe essere. Però vorrei appunto andare a fare eppure la colonia per due ragioni. Primo, ci danno 3 punti di ricerca Protoss, ce ne manca solo uno, e comunque c'è ancora almeno una missione che ci dà punti di ricerca Protoss. Però insomma, vorrei averli in fretta, ecco, mettiamola così, prima. In secondo luogo, la nostra amata dottoressa non è che abbia tutta la mia stima, nel senso che non è che la odi, ma neanche la amo. E nel video di Proteggi la colonia si vede il perché non la amo, cioè perché in Proteggi la colonia voi proteggete la colonia contro i Protoss, lei ha tutto il tempo per sviluppare un siero contro l'infestazione Zerg e quindi riesce a curare la sua gente, riesce ad andare tutto per il meglio e alla fine il video finale è lei che fondamentalmente dice a Rhaenor: guarda che mi piaci, resta con noi che facciamo cose. Cosa c'è da ridere? È così. Non è esattamente così, Beh, l'ha comunque. praticamente baciato. Vabbè, comunque, nel caso lo vedrete. Il limone duro. No, ma quasi. E siccome non amo molto lei, e oltre a tutto, amata che io ami lei oppure no, mi piace 10 miliardi di volte di più come finisce eppure la colonia, quindi quella che adesso andremo a fare, ho deciso di fare questa. Perché in verità volevo chiedervi per come e per cosa, però comunque sì, adesso siete 8 spettatori e grazie a tutti di essere qui, però ora che tipo decidiamo, poi sono un'eterna indecisa, ci ho impiegato tipo una settimana e mezza a decidere questa cosa, quindi ho deciso così, nel caso poi vi faccio anche l'altra. Comunque leggiamo, giusto per... Proteggi la colonia, dice, schierati al fianco dei rifugiati Terran contro i Protoss. Scatenerai la collera dei Protoss, ma darà alla dottoressa Anson più tempo per scoprire una cura. Sia che la trovi o meno, gli sforzi della Anson porteranno a nuovi passi avanti nella ricerca Zerg. Oppure, eppure la colonia. Schierati al fianco dei tuoi vecchi alleati, i Protoss, contro i rifugiati Terran. La dottoressa Anson lo considererà un tradimento, ma epurerai la colonia da qualunque infestazione. Inoltre, i Protoss sono disposti a condividere alcune delle loro conoscenze in cambio del tuo aiuto. In entrambi i casi avremo i Viking. Quindi insomma, andiamo, eppure la colonia. Poi Selendis è bellissima, però vabbè. Mi dispiace, ma l'esecutore ha ragione. Credimi, non sarebbero arrivati fin qui se non fossero del tutto sicuri. Richiamate la flotta, Selendis. Questa faccenda riguarda i Terran. Me ne occuperò di persona. Che cosa? Non è giusto. Jim, pensavo che fossi un uomo migliore. Ariel, se esistesse una cura, a quest'ora l'avresti già trovata. L'unica cosa che possiamo fare è metterci una pietra sopra, per sempre. Non lo accetterò. Tutti quelli della mia gente possono essere salvati. Sono vicina a trovare una cura, lo so. Siete un uomo d'onore, James Raynor, e siete sempre stato un sincero amico dei Protoss. Anche se per voi questo sarà un compito penoso, servirà a salvare molte altre vite. Ci siamo tutti esposti per quella gente in più occasioni, ma adesso c'è solo un modo di aiutarla. Dobbiamo salvare quelli che possiamo e uccidere gli altri. Lo so, è orribile, ma se spazziamo via quegli insediamenti infestati, impediremo che l'intero pianeta venga contaminato. Un po' di fuoco cura qualsiasi cosa, ma la zona da coprire è molto vasta. Non abbiamo abbastanza truppe per essere dappertutto contemporaneamente. Non ti preoccupare, ci ho già pensato tuoi. Esatto, ci ho pensato io. Ho dovuto pregare un po' di gente per ottenere i progetti di questi bambini. Mi devi un favore bello grosso, cowboy. Non scordarti che questi ragazzacci possono passare dall'assetto aereo a quello terrestre ogni volta che vuoi. Quei Viking faranno la differenza, ma sembra che alcuni dei coloni infestati si stiano già trasformando. E quelle strutture ne stanno infestando degli altri. Dobbiamo fare in fretta.
Ok, è un peccato per come abbiamo trattato la dottoressa. Mi dispiace. Cioè, nel senso, non l'amo, ma neanche la odio. Io gli avrei dato uno schiaffo. Perché? Sì. Ah, la dottoressa Jim? O Jim alla dottoressa? Oppure tu sei l'indisa Jim alla dottoressa, vabbè. Non ho capito. Va bene così. Allora, se vogliamo fare le missioni dobbiamo muoverci. In pratica non me ne frega nulla delle missioni, quindi andrà come verrà. Rilevata fonte di infestazione. Vado a fare una competitiva. Signore, e dopo quella struttura virofago sta diffondendo l'infestazione zergo. Bisogna distruggere tutti i virofagi. Più ce ne sono, allora, più stati dovremo affrontare. Ciao. Signore, sto rilevando alcuni zerg volanti di grandi dimensioni e corrispondono al profilo dei patriarchi. Attenti, sono letali contro i bersagli a terra. Allora li colpiremo dall'alto. Dove sono i miei Viking? Allora, i Viking non sono un'unità che io ami molto. Nato per la battaglia. Però, vabbè. Come vedete, questo fa da solo, tira su da solo i... Occhi aperti. Voglio che chiunque lasci la nave indossi una tuta. L'ultima cosa che mi serve è altra gente infestata. Non finisci di parlare. Fratello, infestano anche i Marine. I miei ordini non cambiano, ma per te non dovrebbe essere un problema, dai. Dicevo, adesso abbiamo automatizzato questo, quindi proprio viene su, che è una meraviglia. Cioè viene su da solo senza mettere altro, insomma. E in più... Scusatene. In più, dicevo, ce la posso fare, scusatemi, perdonatemi, sono concentrata. Ho ricercato per fare scansione settoriale, quindi possiamo andare a cercare un punto qualsiasi che vogliamo della mappa, e per richiedere mule, che praticamente sono questi, durano un tot di tempo, e però tirano su, anche se non sbaglio, più minerali di quanto facciano... gli SCV, quindi insomma, però non costruiscono l'unica cosa. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Non è così importante. Allora, con questi altri tipi di unità, magari anche sì, altri tipi di unità, però costruiamo così e anche questo. Ok. Spero che voi vi metto qua e voi qua. No, chi no. È che vuole prendere? Aspetta, vedete. Ok, due. Proviamo ad andare a vedere se riusciamo a tirare giù qualcosa. Questi sono brutti per il semplice fatto che non attaccano noi, ma attaccano a terra. Quindi... minerali insufficienti. Insomma, non è proprio bellissimo questa cosa. Però vabbè. Sono molto forti. Azat! Ciao! Dimmi che sei italiano. Are you Italian, Ozat? Or you say the law just to... because you are not Italian. Ok, tiriamo giù quello, tiriamo giù questo. Aspettiamo che qua faccia i danni. E poi scendiamo. Li facciamo scendere. E facciamo attaccare. Stanno un po' facendo i sederi. Su. No, con lei devono salire. Ok. Vengono qua. Loro vengono qua. E io costruisco anche la navetta medica che ho ricercato. Poi... minerali insufficienti. No, but I can speak Spanish. I don't speak Spanish, but I... Party time. Yeah! Thank you for the beats. I don't speak Spanish, but I try. I can try to speak English, obviously. Minerali insufficienti. Questo qua. Ah sì, si autoriparano da sole, è vero, ho fatto questa ricerca. But I'm from Germany. Oh my god, what a trip.
You can speak English, but you can also speak Spanish, but you're from Germany. Wow. Antifanteria. Ok. Lui può curare. Minerali insufficienti. Please speak English. So, Ozatsu, welcome in my channel. I will try to be as... as I don't know, as to speak English as better as I can, più meglio che posso, sì, sarebbe la traduzione. Va bene, allora perché qua non ho distrutto tutto? Ah, perché devo distruggere anche il resto, mi sa, vero? Sì, mi sa di sì. Ok, tu resta qua sopra e lascia che loro distruggano quelle cose lì. Poi. Ok. Operazione iniziata. Vediamo se no, non ho altre cose da terra, quindi andiamo così. Facciamo le cose. Thank you, I will try it too. Oh, thank you. When I was very young at school, I've learned some. Just a little bit of Deutsch, but of Deutsch, of... Oddio, mi sfugge in inglese il termine. Of... mi sfugge il termine, gente. So... I'm a bad person. I'm not so good with the languages, but... Ok. Ok. Ah sì, curare le nostre unità costa energia. Facciamo un po'. Io vorrei fare anche un po' di carri. Minerali. Perché? You understand the German? No, just very little bit. Just numbers and numbers. I've studied it when I was in the middle school. In the middle school, so. I was very young, I don't remember it. Ah, ok, se ci sono anche loro, direi che ci creiamo. Non ci sono più biosegnali Zerg in quell'insediamento. Ben fatto, signore. Allora, voi tiratevi su e andiamo qua. Questa la volevo mettere dopo. L'infestazione si dirige verso un insediamento a sud. Ok, allora andiamo qui, andiamo qui. Non è che abbia molti dottori, ma ok. Pronti per la guerra? Spero che ne valga la pena. Minerali insufficienti. Io continuo a costruire, uso anche i mule se necessario. Dovrei anche costruire un altro po' di cosine, tu vai avanti. Facciamo le cose. Mi perdo. Abbiamo schermo. Molto bene. Eccellente. Armato e pronto. But why do you live in German? In Germany. No, in Germany, in Germany. Trasmettete giù, rompo il saccheggio. Affermativo, signore. Do you know, have you ever played Starcraft? Come vedete sono abbastanza OP per quanto riguarda le unità aeree. Per le unità di terra sono un po' meno OP. Vabbè. No, prima lui, prima lui. Ok, distruggiamo tutto. Operazione iniziata. Chi è? Ha intenzione di darmi ordini? Questo lo portiamo anche questo qui, perché quando noi epuriamo una zona, poi praticamente ci ritroviamo, cioè possono tornare a infestare quella zona. Quindi insomma io ci metto il carro così che non rompano più. Ok, voi? Ok. Cerchiamo di andare un po' in fretta. Stedman dice che la dottoressa Hanson si è chiusa nel laboratorio, da sola.
disposta a tutto pur di salvare il suo popolo. Temo per ciò che potrebbe fare. Esatto. La dottoressa. Yes, I'm a master Zerg. Wow, master. No, I'm noob. I play Protoss, but I'm noob. I play in difficult, very difficult game mode, but I'm not so good. Ricevuto. Capito, rompo lo saccheggio. Eccellente. But I haven't played. The campaign yet, so I just trying to finish it. Raga, mi dispiace per l'inglese pessimo, ma ho messo Ita Ing proprio perché vorrei insomma imparare a sistemare questa cosa, cioè non esiste che io non sappia per bene l'inglese. Visto che una volta lo sapevo, cioè lo so leggere tutto il resto, ma... Ok. Dov'è che fa male? Ok. Vi dicevo, ok. Dov'è il carro? Il carro qua. Io lo metterei qua, in questa modalità. Che vuole prenderli? Esploratore a rapporto. Questo lo metterei qua. Centro servizi, coso. Costruiamo un po' di cosine che non ho. Giusto per. E poi torna qua. Continuiamo a fare qualche mulo. Ok. Voi se riusciste a scendere mi fareste un piacere. Stavo aspettando. Ok. Your English is good enough. Thank you. But it's not so good, but I try. I just try. E poi ti metti così. Questo lo lascio qua così. Questo, allora, il Raiden singolo bersaglio infliggendo danni. Aspettatene. Infliggendo danni periodici al bersaglio all'unità vicina per 30 secondi. Non danneggiano unità meccaniche ma le biologiche. Va bene. Camminano anche loro, per terra. Finiamo di epurare qui. Dov'è il carro? Ci serve una mano qui. È andato a finire il carro. Ma no, ma non hai capito nulla nella vita! Ma no, ma non ci credo. Allora questo proviamo a metterlo, giusto per. Poi questo lo vorrei mettere qua a sto punto. Adesso ci togliamo, Ok, metterei questo giusto per controllare che non arrivi gente. E poi il resto, boh, va bene così. Dopo facciamo la torretta. Signore, gli Zerg stanno infestando un altro insediamento. Ok, loro li tiriamo su e andiamo. Via, via, via. Spero che ne valga la pena. Distruggetemi questo, intanto con questo andiamo avanti. Next time you could install StarCraft 2 in English. No, it's too hard. Ok. Questa zona è sicura. Continuate così, ragazzi. Possiamo farcela. Allora. Non ci passa. Non ci passa, sono una ritardata. Beh no, ma non sono poi così. Cioè nel senso sì, sono ritardata, ma è anche giusto così. Ok, andiamo avanti. Ok. Va bene. Adesso ce ne ha fin troppi, ma va bene così. Control 2. No, no, non ti sei incastrato, vero? Dove sta andando? Dove stanno andando? Ci non ci passi da di qua. No, non ci passa. No, no, mi sono bloccata dentro. Che sadness, raga. Che sadness. Che sadness, che fail.
Adesso vediamo, insomma. Questi sono brutte cose. E cercheremo di farli fuori in fretta. Non c'è nient'altro, sì. Andate con quelli qua, sta arrivando gente. Io qua... io l'ho fatto, gli faccio attaccare questo. So che è uno spreco, ma... ok, attaccate voi. Ok, vediamo se ce la facciamo. Un pochino li stiamo perdendo, eh. Ma vabbè, NP insomma. Qua continuiamo a costruire. Qua l'ha fatto fuori, sì. Che tristezza, gente. Non mi capitava di incastrarmi dentro da boh, una vita e mezza. Questo lo metterei qua. Di qua arriva gente, ma non è importante. Non ho neanche messo dentro nessuno. Jim Reynolds, poi si so, so much better. I like it in Italian, so why not? Ok, è abbastanza easy comunque la missione. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Non è nulla di particolare, insomma. No. Mi dispiace, signore, ma gli Zerg ci hanno strappato un secondo insediamento. Non so se riusciremo a fare le missioni, ma non è importante. Oh. Poi. Tu magari no, che hai il cristallino. Ok. Vabbè, tu magari entra ed entra anche tu, va? Che non si sa mai. Ok, questi. Attenzione. Segnali biologici di avvicinamento convergono sul centro di comando. NP. Tanto ho un carro armato. Mi stanno cucinando per bene. Ok. Qua invece facciamo andare qua. Si stanno proprio radunando tutti. Va bene. Se io facessi questo qua. Questo lo voglio qua. Sì, beh, dovete andare. Vai. Vai. Finiamo di distruggere qui e andiamo. Anzi, no. Andiamo qui noi. Con le Viking. Veloci. Magari sbaglio tasto. Veloci voi. Curatemi quello. Fatte patatine. Oggi non so sgargiulla, si vede. Bel lavoro, si vede tantissimo. Rilevo altre due concentrazioni di segnali biologici Zerg. Si vede tantissimo. Che non sono così sveglia. L'aberrazione. Sono potenti le aberrazioni, eh. Mai sotto... come cavolo si dice? Avete capito? Avete capito? Insomma, sempre attenzione. Lui non mi interessa. Loro non sono importanti. Un po' di ricerche. Perché sennò non le faccio mai nella vita. Facciamo qualche altro. Di là sono andate avanti. Ho qualche problema qui. No, perché io sono una ritardata e non mi sono più mossa. Dai. Scendete. A parte che io tasti rapidi non li uso. Ok. Questo lascerei così. In questo modo. Questo è a posto. Questo va bene così. Questo ha preso la strada sbagliata. Vabbè. Perché oramai la fanno prima da di là. Magari sali e poi andate qui. Non rimangono altri zerghi in quell'insediamento. Ok.
tu magari mi fai il giro. Ok, lo tiriamo su. Ok, l'altro carro lo facciamo venire qua, perché questa colonia è ancora sana. Nessuno vive per sempre. Chi è che vuole prenderle? C'è bisogno di me. Ai 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 ai, tornate indietro voi. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Loro sono da battere, perché sono pericolose. Sono decisamente pericolose. Qua fa il giro largo che c'è il lanciaspore. Sperando non ce ne siano altri. No, 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 no. Niente, non abbiamo tantissime forze di terra, ma vediamo se riusciamo, insomma, a... Control 1. Mi stanno cucinando per bene. Ok. Magari togliamo loro due. No, vabbè. Hai intenzione di darmi ordini? Tiriamo giù questo, tiriamo giù quello. Ok. Altro? C'è altro? Ci serve una mano qui. Allora direi che... Ma se tutti facessero steampunk? Steampunk, steampunk. Facciamo discendere tutti e vediamo se così riusciamo, perché in verità mi sa che abbiamo tipo quasi finito. Non ce la faccio da solo. Ok, pronto al saccheggio. Noi ovviamente continuiamo a costruire. È una missione abbastanza, cioè nel senso tranquilla. In modalità difficile è già più tosta. Ma i carri armati si sono incastrati qui, vero? Lo sento che si sono incastrati qui, mannaggia a loro. E mannaggia soprattutto a me, però. No, magari... Mi stanno cucinando qua. Signore, finito. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Ma abbiamo un problema nel laboratorio. Ok, adesso guardate la scena. Ah no, no. Ah beh, ce l'abbiamo fatta. Proteggi 3 insediamenti, per fortuna. Per fortuna. Avevamo posti salvati 4. Buono. Virofagi distrutti 4. Punti di ricerca Protoss ottenuti 3. Va bene, allora. Niente, attenzione al video, perché è molto figo. Sei qui. Matt, sigilla tutti i punti d'accesso. Get
stata? Sei già morta. Sappiate che se noi invece avessimo scelto praticamente l'altra missione, quindi di salvarla, invece che lei dirci all'inizio, ci aveva detto che insomma ci credeva migliore, ci dice che Jim è un bravo uomo, è un bravo uomo. E niente, mi piaceva un sacco questo video. Ho ragionato su quale secondo i creatori potesse essere il finale, quello giusto. È difficile dirlo, però penso che potrebbe essere questo, perché penso che video, cioè mi sembra che video sia un pochino più curato. Comunque, che lei avesse una cotta per Jim si è visto fin da subito, quindi siccome io amo troppo Jim con Sara, vabbè. Allora, parliamo con Tosh. Ho saputo quello che è successo al laboratorio. Un vero peccato. Ma non lasciarti distrarre dai tuoi compiti. Ascolta il mio consiglio. Non complicarti la vita. Niente affetti, niente legami. Solo tu contro l'universo. Mi sembra che tutto ciò a cui tengo finisca sempre per essere visto. Non è colpa tua. Hai mai pensato a che sarebbe successo se tutti i profughi di Agria fossero finiti sui pianeti centrali? Quella Hanson era una dolce trappola fin dall'inizio. Quindi lui proprio pessimista, Tychus. Ora mi direi, te l'avevo detto io che non saremmo dovuti mai andare su Agria. Non voglio rigirare il coltello nella piaga, è stata solo sfortuna. E poi sono sicuro che i tuoi amici Protoss sono molto orgogliosi di te. Dovevamo rimediare a un nostro errore, non me ne frega niente di quello che pensano i Protoss. Tranne Sara, cosa intendi? Perché comunque lui dice ha perso tutti gli affetti e anche Sara. Comunque, giusto, a proposito di Sara, quando la dottoressa dice hai ammazzato tutti, cioè vuoi ammazzarmi come, hai coraggio di ammazzarmi come hai fatto con i miei piccoli, penso che siccome praticamente Sara Kerrigan è collegata neuralmente con gli Zerg, penso che sia lei che glielo dice. Perché comunque i suoi piccoli della Hanson non ha molto senso. Invece i piccoli di Sara sì. Secondo me, poi. Notiziario. La vostra migliore e unica fonte di notizie. Donny Vermilion per UNN. Una fiumana di rifugiati continua a entrare nello spazio del dominio. Sembrano incapaci di trovare un pianeta sicuro. Quindi vengono sotto casa nostra. Donny, oggi l'imperatore Mengsk ha annunciato di aver ordinato alla flotta di respingere le navi di rifugiati che entrano nei sistemi dei pianeti centrali. Il che fa sorgere una domanda. Le navi del Dominio apriranno davvero il fuoco su vascelli civili disarmati? Il generale Warfield ha rilasciato la seguente dichiarazione. In questo momento tutti i nostri sforzi sono volti a fermare l'avanzata degli Zerg verso i pianeti centrali. In altre parole, il generale ha evitato la domanda. Se le forze del Dominio dovessero sparare su civili disarmati... Kate, non possiamo dubitare dei nostri ragazzi sul campo, no? L'avete sentito prima da noi. Sono Donny Vermilion e questa è UNN. Il vecchio Mengsk sta scoprendo che gestire un impero non è tutto rose e fiori. Sì, insomma, Mengsk utilizza sempre la forza. Devi vedere la versione inglese, ma l'ho già ascoltata, vista comunque su YouTube, è solo che non ho... particolare, cioè nel senso la preferisco in italiano, mettiamola così. Se possibile le cose le preferisco in italiano, me le godo di più. Amico dei Protoss, vediamo. Il Protoss di Delam, i Protoss di Delam conferiscono questo sigillo di riconoscimento a James Raynor per il valore dimostrato sul pianeta Even, che egli ha epurato da un'atroce infestazione Zerg. Quindi insomma, c'è morta la Squintia.
perché non dubito che lui comunque avesse una simpatia, però intanto abbiamo un oggetto decorativo, quindi è più o meno la stessa cosa, no? Grazie Protoss per questo gentile pensiero. Allora, abbiamo i Viking mercenari, angeli dannati. Non costano tanto, ma per ora io non li compro. Cioè, non uso molto i Viking, sinceramente, quindi va bene così. Andiamo in armeria. Parliamo con... Ah no, guardiamo i Viking, che è un cosone enorme. I piloti di Viking sono una categoria rara, giacché sono in pochi a padroneggiare entrambe le configurazioni del mezzo. Il pilota viene chiamato Verginella finché non è stato all'interno di un Viking durante la trasformazione. Il metallo contorcendosi è capace di uccidere i meno agili. I pochi eletti che sopravvivono all'addestramento diventano così letali che i loro nomi sono noti ad alleati e nemici in tutto il settore. Le servocomponenti del Viking sono intercambiabili. Un SCV può smontare il braccio di un Viking per ripararne una gamba. Per ripararne una gamba ben più importante, quindi insomma, fanno cose. Chiedo scusa se magari non ho parlato benissimo, ma sto rumore che ha di fondo mi sta disturbando un sacco. Parliamo con Swan che ci consolerà in una qualche maniera un po' improbabile. Sempre loro che litigano. Che bello. Pensi che avremmo potuto salvare più coloni? Onestamente no. Se la pensi diversamente, stai ragionando col culo. Eppure doveva esserci una soluzione migliore, se solo l'avessimo trovata prima. Sta a sentire, se nemmeno i Protoss sono riusciti a salvarli con tutta la loro tecnologia, le armi psioniche e i cervelloni alieni che si ritrovano, allora noi non avevamo nessuna speranza. A volte la vita è spietata. Ok. Poi se i Protoss ti prestano qualche abilità psichica, Jim si trova altre donne. No, Jim solo con Sara per me. Per me solo con Sara. Comunque, vedete più o meno le proporzioni. Questi qua sono dei soldati. No, erano i fantasmi, gli spettri. Vedete le proporzioni fra le varie cose. Questa qua azzurra è dove praticamente si dovrebbe sedere colui che guida il Viking. Vediamo la console, ma ci darà... O ci dà qualcosa della base, no? Che, boh, non lo so... veicoli, niente. Ci dà i Viking, dice: missili dei Viking infliggono danni ad area. I Viking ottengono più 2 alla gittata dei missili, più 1 alla gittata del cannone. Tutte cose molto fighe, ma anche molto costose, devo dire. E non ho intenzione di comprarle per ora, a meno che non prendiamo un veicolo che dico oh my god, lo devo assolutamente massimizzare. Per ora non ho intenzione di prenderlo, sinceramente. Quindi sì, per ora va bene così. Ci teniamo i soldini. Andiamo quindi. Ponte, nessuno ci deve parlare. Grazie Matt, sempre di molto conforto. Laboratorio. Allora, ovviamente non c'è più la dottoressa. Abbiamo massimizzato i punti ricerca Protoss, quindi il tubo di stasi Protoss è al suo massimo livello. È l'ultima descrizione che leggiamo di questi tubi di stasi. Dice: tutte le teorie sul contenimento e sull'integrità strutturale rinforzata che ho sviluppato studiando questo cristallo iniziano a, insomma, cristallizzarsi. Credo che potremmo imbrigliare energie che una volta richiedevano macchinari enormi, o persino fabbricare strutture capaci di atterrare dall'orbita con sollecitazioni accettabili. Sono un ipocrita. In realtà non ho scoperto niente di questo cristallo. L'ho solo osservato nei minimi dettagli e ho in qualche modo elaborato alcuni indizi alcuni indizi quando mi ha aiutato. Non capisco come facciano i Protoss a possedere tecnologie di questo genere senza dominare l'universo conosciuto. Forse è solo perché non vogliono? Ultimo appunto su questo campione. Ho scoperto dove trasferisce l'energia in eccesso. Sta alimentando l'Hyperion. Contribuisce al funzionamento della nave, compensando alcuni dei sistemi più instabili. E l'ha fatto da quando è stato portato qui. Swan è tutto contento che la nave funzioni così bene, ma non ha idea del perché. E non sarò certo io a dirglielo. Anche perché sennò ti sbatte fuori. No, magari si tiene il cristallo, ma sbatte fuori te per aver messo a rischio la nave. Allora, console di ricerca.
I nostri punticini sono finiti a Duran o Narud, a seconda dei casi. Quindi niente, va bene, 20.000 crediti che non ci fanno schifo. O attacco orbitale, le unità della caserma arrivano con le capsule d'atterraggio al punto di raduno, quindi se noi tipo gli mettiamo il punto di raduno dall'altra parte della mappa, invece che uscire dalla caserma e farsela tutta di corsa, arrivano direttamente con le capsule d'atterraggio. Non ce ne frega nulla. Non ce ne frega nulla. Quindi prendiamo modulo tecnologico e reattore, in questo modo possiamo creare anche le cose speciali, ma due alla volta, quindi top. Scusate, ho mangiato la pizza, faccio fatica a digerirla. Ok, abbiamo comprato tutto. Ritratto sbloccato. Con il nostro meraviglioso Statman, che esteticamente non è granché, ma ha la voce di Gohan, quindi io apprezzo. Abbiamo sbloccato tutto, non c'è più niente da sbloccare. Tutte le volte che entreremo qui dentro sarà solo per incassare soldini per le nostre vendite, insomma. Ponte. Ponte mappa stellare. Allora. No. Ok. La tua regina del... Ok, scusa, ho deciso cosa usare. Non mi ricordo mai. Ciao, signor Orso. Allora, adesso ascoltiamo. Ho deciso di finire su Tyrador 8. Perché alla fine di questa missione c'è uno dei cinematics a cui io sono più affezionata, che amo di più e che mi piace di più. Proprio bellissimo. Niente, andiamo. Penso che sarà la prima volta che vedrete Kerrigan, versione Regina delle Lame. Non la dovremo affrontare, ma la vedrete, insomma. Quindi andiamo. La tua Regina delle Lame ha scoperto chi ci paga per recuperare gli artefatti. Il dottor Narud, il capo della fondazione Mebius, dice che gli Zerg stanno attaccando il suo campus di ricerca principale su Tyrador e non può evacuare la sua gente finché le loro ricerche sull'artefatto non saranno al sicuro. Ok, quindi dobbiamo incontrare il dottor Narud e abbiamo scoperto che da Tychus che questo dottor Narud è a capo della fondazione Mebius, che è fondamentalmente, sono fondamentalmente gli amici di Findlay, cioè di Findlay, scusatemi, di Tychus. Iniziate a immagazzinare queste cose, poi ne parleremo pian piano che avvengono le cose, perché l'ultima cosa la diremo alla fine del gioco. Quindi, avviamo. Bellissima, mi metto un po' d'ansia, ma è bellissima. Guardate che bella. Ricordo un po', non so perché, il Brasile, però tutto illuminato, fico, andiamo. Ah, comandante Reino, grazie al cielo siete qui. Come sceriffo aveva una grande reputazione e sapevo che avrebbe fatto di tutto per aiutarci. Beh, sì, è stato molto tempo fa, dottore. Pare che anche voi abbiate un problema con gli Zerg. Dove avete bisogno di noi? Siamo pronti ad andarcene. Ma nessuna delle squadre che ho inviato a eliminare i nuclei dati dalla fondazione ha fatto un rapporto. Dovete distruggere i nuclei prima che la regina delle lame li trovi e scopra le coordinate degli ultimi artefatti. Ne va del destino dell'intero settore. Rilevati schemi psionici di classe 12. Si consiglia la massima cautela. Kerrigan. Va bene, Doc. Meno tempo di quanto pensassi. Meglio muoversi. Kerrigan, ricordo, c'è il nostro aiutante che dice schemi psionici di classe 12. Lei è l'unica che in una scala da 1 a 10 ha come forza psionica la 12. È l'unica, la più potente in assoluto. Subito dopo c'è Nova. Però comunque Kerrigan la più forte in assoluto. Andiamo, ci sarà da trottare. Analisi del percorso di ricerca della regina delle lame completata. Sto calcolando il suo tempo di arrivo al più vicino nucleo d'acqua. Non riesci proprio a lasciar perdere, Jim? Sei stato stupido a venire. Non ho intenzione di trattenermi a lungo, tesoro. Ma non ti permetterò mai di impossessarmi di quegli artefatti. Ok. Lavoro,
Orso, se ci senti, dimmi come stanno andando le competitive. Comandante, le sto affidando le nostre navette mediche. Può usarle per trasportare i suoi uomini per la città, evitando la maggior parte degli Zerg. Pronti al Mi sembra decollo. Che ci impieghino un pochino di più a... Chi è che vuole prendere? Insomma, a crearsi, mettiamola così, però non importa. Come vedete, le navette mediche curano, quindi insomma è un'ottima cosa, molto utile. Ampliamento completato. Ok, allora creiamo le navette mediche. Ok, aspettate, prima di creare le navette mediche, spero che ne valga la pena, prendono su anche dei marine, se avete notato. L'avrete sicuramente notato. Quindi paghiamo D e li fa andare giù tutti. Ci impiegano un po', avremmo potuto prendere l'Hercules che li faceva scendere tutti in fretta, ma accesso alla... è particolarmente lenta in questa versione, ma va bene, dai. Sicuro in marcia. Ok. Faccio un po' di minerali insufficienti. Dai, minerali ok. Insufficienti. Continuiamo a costruire mulla perché ci sono sempre utili. Qua aspettiamo che costruiscano un paio di marini in più. Minerali insufficienti. E andiamo, direi. Siamo sulla rotta al 100%. Ah, ok, qui c'è gente. Ricevuto. Dopo quindi dovremo scendere. Tempo di arrivo, un minuto. Di e gli diciamo di scendere. Adesso abbiamo tutta quanta questa gente. Tu non fai scendere anche loro? Ok. Tiriamo giù questa. Magari loro no. Ok. Ah, ci sono... c'è... come cavolo si chiamano? Ma certo, i nuclei dati della Fondazione Medius. Non riuscirai a raggiungere gli altri. Al diavolo. Beh. Almeno non so dove si trovano gli altri nuclei. Presto, raggiungiamo il prossimo. Diamo le cose okay, per bene, abbiamo caricato su pronti tutti. E venite eseguo qua. Armato e pronto. Venite qua. Noi qua continuiamo a costruire. Qualcuno mi tiri fuori da questo inferno. Ecco, infatti. Una protalisca. A Stedman ne serviva una per la sua ricerca. Magari possiamo fargli un regalo. Adesso gli facciamo anche un bel regalino a Stedman. Ci servono cose tipo questo e questo. E poi facciamo anche qualche depositino. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Non ho particolarmente fretta. Signore, dovete fare qualcosa per quel verme Nidus prima che la base venga adesso in base. Andiamo. Armato e pronto. Sì, adesso. Dai, che così distruggete tutto, la facciamo finita. Come vedete, questa regina delle lame sta distruggendo piano piano i depositi, quindi... Esploratore a rapporto. Ok. Ci serve una mano qui. Ehi, ehi, da questa parte! Mi ordini. Ok, qua distruggiamo tutto. Distruggete tutto quanto. E poi salite qua sopra. Eseguo comando. Ok. State gentili a passare, stavo finendo le munizioni. Ok, qua ci servono però altre navette mediche. Non ci credo. Qua dentro ho messo... Infatti, vieni qua. Tu vieni qua. Comunque, dicevo. Qua continuiamo a costruire, non fermiamoci. Costruiamo tutto ciò che avanza. Tu tirami fuori Dica. Questo Mi e prendimi su questo.
Ok, e torni qua. Ricevuto. Gas Vespene insufficiente. Tu invece mi fai qualche casupolina, eh? Sarà fatto. Per fortuna che l'abbiamo veloci. Che scendo velocemente. Minerali. Dai, dai, dai. Anche fin troppo minerali veloci, riusciamo a farli prima ancora che finiscano. Dobbiamo fare un po' di SC2, eh? Minerali. Sono indietro. Vabbè, intanto vanno in null. Perché qua non si muove? Non lo so. Ok. Adesso appena riusciamo a creare... Ah, ah no, ok, ne ho due. Va bene. Va bene, va bene. Dopo tu... Vieni un secondo qua, tu. Poi vorrei che tu... Ah, non può farla. Qualcuno mi tiri fuori da questo inferno. Cosa sta succedendo di là? Pronti al decollo. Si stanno accumulando persone qui? Possibile? Sì, più o meno. Spero che allora. Attendo ordini. Qua dovremmo muoverci però. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Qua non sto più costruendo nulla. Minerali insufficienti. Okay. Ok. Perché e andiamo qua. Trasmettete gli ordini. Va bene? E adesso andiamo avanti, ovviamente. Minerali non preoccupatevi. Devastatori? No, non sarebbero buoni devastatori. Meglio. Meglio. Porca di una Eva. Entra. Che non si sa mai. Giacimento. Tu non puoi costruire. No, non ancora. Vabbè, non va bene così. Ok. Minerali. Ok, signori, andiamo che stiamo impiegando. No, 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 no. Ok. Dicevo. Siamo un po' più larghi. Ehi! Ti servirebbe una mano qui! Qua, qua, qua. Non siamo riusciti a raggiungere i nuclei dati! Aiutateci! Ok. Adesso appena tirano giù tutto, andiamo a fare un po' di sederi, eh? Ok, contro uno e attaccato. Sono un po' lenta in questo istante, ma va bene così. Tutto che cacchio sei andato tu? Ci serve una mano qui! Va bene. Voivo, non lo so, rimanete qua. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Sì, perché non sto costruendo, mia colpa. Non sto costruendo loro, ovviamente. Energia insufficiente. Sto andando avanti con i mule, ovviamente, non è che posso richiedere chissà che cosa. Loro. Poi fate fuori loro lui. Ho risolto il patetico indovinello del tuo dottor Naruda. So qual è la vera natura degli artefatti e saranno miei. Kerrigan, okay. Qualunque cosa siano, non ti permetterò. Quella regina delle lame. Proprio una seccatura, vero? No, abbastanza, cioè io l'adoro, però sì, effettivamente è una piccola seccatura. Ok, andiamo. No, in verità voi non mi servite, nel senso che vorrei andare operazione iniziata di qua e qua. La palla. E poi voi, tipo, scaricate qui. Barco in corso. Facciamo subito questa cosa brutalisca, che così ci prendiamo la ricerca, che sono crediti in più e ci fanno sempre molto comodo. Qua ci stanno attaccando, sì, sono nella cacca, pensate che perdo. Beh, non è importante in verità. Giacimento minerario esaurito. Signore, è emerso un altro Verminaidus vicino alla nostra base. NP, qual è il problema? Diamoci dentro! E adesso ci serve una mano qui. Non importa quelli abbiamo persi, e vabbè. Niente.
Operazione iniziata. Cioè, aspettate, mi hanno tirato giù. No, non ci credo. Sono un idiota. Va bene. Va bene così. Non ti accorgi mai quando una causa è persa, vero, Jim? Tu magari resta qui. Ok, voi andate qui. Vado. Se non beccate la regina del lame in mezzo, che la beccate, quindi. Qualcuno mi tiri fuori da questo inferno. Ok, vai, vai, vai. Recepito. Vai, vai, vai. Tempo di arrivo, un minuto. Pronti al decollo. Ok, dai, non dovrebbe mancare tantissimo. Devo distruggere l'ultimo. Continuo a costruire navette mediche della serie che qua continuo a dimenticarmi i Mule e gli SCV. Togliamo una navetta, va. Energia insufficiente. Minerali insufficienti. Okay. Facciamo le cose al decollo, ragazzi. No, tirali giù, nel senso che tanto non mi servono. Vi dicevo, quartier generale. Affermativo, signore. Ok. Dobbiamo prendere su un po' di roba, gente. Un po' tanta roba. Quindi siamo un po' di corsa. Ma stai andando da solo tu? Sulla base è sotto attacco. Ho qualche problema. SCP pronto. Ok, dai. Alla grande. Unità medica in attesa. Siamo sulla rotta al 100%. Purtroppo devo fare un sacco di navette mediche e... Ok, dai, andate ciccine. Andate ciccine, andate, andate, andate. Che ce ne servono... Aiuta. Ce ne servono un bel po'. Ok. Cos'è che non ho fatto? Questo non l'ho fatto. Va bene. La base. Nessun problema. Mi stanno cucinando per bene. Ci mancano pochissime navette. E poi andiamo, perché oggettivamente ci sto pedando un po' troppo. Che figa sta missione, sempre amata. Ciccine piccine, navettine curettine. Sì, è figa, molto figa. Solo che ci stiamo pedando un po' troppo, perché ho fatto una cacata e va bene così. Io metterò però dentro. Ok, voi rimanete qua. Spero che ne valga la pena. Ok. Io farei così però. Sei persino più disperato di quanto pensassi. Ma davvero credevi che questo tuo piano potesse funzionare? Ok. Voi prendete su questo, questo, questo. E... Come lei sta andando avanti, venite di qua. Tempo di arrivo, un minuto. Ah, ok. Vediamo se... Siamo sulla rotta al 100%. Ricevuto. E poi qua. Forza. Però vi dovete muovere tantissimo, perché sennò qui non la finisco più. Ho fatto una cavolata. E intanto sta distruggendo. Oggettivamente a difficoltà normale sono delle cavolate queste missioni. Quindi insomma... Giacimento minerario esaurito. Ok, la base è sotto. Basta stare un pochino più attenti di quanto ci stia io. Ci facciamo il giro largo. Operazione iniziata. No. A palla. No. Siamo vivi. Affermativo, signore. Siamo vivi dove? Qua. Ehi, okay. Randagi! Venite a recuperarci! Ehi, ehi, da questa parte! I randagi sono qui. Siamo salvi. Mettetevi qua così. Non è che ne ho persa una. Vabbè, non importa. Dai, dai, dai. La base è sotto attacco. La base sotto attacco non ci interessa, in verità. I nostri SCV sono sotto attacco. Sì che ci interessa, in verità. Anche se hanno i cristalli, che è una cosa che odio. Ok, voi continuate a costruire questa cosa. Affermativo, signore.
Dai, Cicci, andate avanti. Fate danni, usate cose. Steampunk. Non ce la potrò fare prima o poi. Sì, le navette mediche sono molto utili anche proprio nelle partite normalmente, perché vi portate in giro le vostre unità e potete anche fare dei bei scherzoni, eh. Ah, è arrivato sto stronzone qui, va bene così. Tu torna qui. Ce ne prendiamo uno vuoto da lasciare qui. Dobbiamo molto semplicemente distruggere questo, quindi proprio semplicissimo. È praticamente finita, come vedete. Ma devo dire, mi sembravano quasi più difficili le prime missioni, forse perché adesso abbiamo talmente tante unità che... Battete qua. Proviamo a usare questa. Ho fermato. L'ultimo nucleo dati è stato distrutto. Dobbiamo andarcene immediatamente. Okay. Come vedete è molto semplice la cosa. Finita. Allora, dottore, vuole dirmi perché la regina delle lame vuole così tanto gli artefatti? Teme il loro potere e gli Xel Naga che li hanno creati. Gli Xel Naga crearono sia i Fotos che gli Zerg, comandante. Erano gli dei del proprio tempo. Mi raccomando, ricordatevi anche qui la parola Xel Naga. Non mi pare che la useremo in questa campagna, la useremo forse un po' di più nel 2, ma sicuramente nel 3. Quindi trova tutti i sopravvissuti, l'abbiamo trovato, anche se forse non sono apparsi, quindi l'avevo già trovato. Forse Mebius, ah no, non... sì, l'avevo già fatto, perché non le ho trovate tutte, vabbè. Sì, non è stata giocata granché, vi chiedo scusa se questa puntata è un po' sottotono, ma ripeto, sono stanca, mi dispiace, ma vorrei seguire la scaletta che mi sono fatta per arrivare a un certo punto di novembre in cui ho finito tutto, quindi comunque tanto l'importante è la storia, non io che gioco o parlo. Adesso ho capito la fine del 3. Sì, la fine del 3... Ci vuole un po' per capirla, devi vederla tante volte, devi... Sì. Ok, vediamo il video. C'è un video. Sì, gente, il video migliore della storia. Abbiamo annientato i Protoss, ma c'è un'ondata di Zerg in avvicinamento. Serve estrazione immediata. Impossibile. Stiamo ripiegando. Cosa? Si abbandonarli così? Al mio segnale, tutte le navi abbandonino Tarsonis. Ehi, ragazzi, ci venite a prendere? Sei pazzo, Arturus. Non puoi farlo. L'ho già fatto. Timoniere, avvisa la flotta e portaci fuori dall'orbita. Ora. Comandante. Sì. Che diavolo succede lassù? Thank you.
Ultimamente raccatto tutto quello che si lascia dietro. Dacci un taglio, Matt. Stesso sogno? Ho detto, dacci un taglio. Ciò che è accaduto a Kerrigan non è colpa sua. Di cosa parli? Di quando è stata abbandonata? O di quando ha ucciso 8 miliardi di persone? La solita storia. Non vuole ascoltarmi. Ma si rende conto di cosa sta diventando? Siamo chi scegliamo di essere, Matt. Beh, quando l'ha capito ce lo faccia sapere. Noi aspettiamo. E niente, allora, lei, per chi non l'avesse mai vista prima, è Sarah Kerrigan. Sarah Kerrigan quando era ancora in versione Ghost. La missione, l'avevo già detto tutto il primo, la prima puntata, ma nel caso in cui ve la siate dimenticata o non l'abbiate vista, ripeto qualcosina. Praticamente si trovavano sul pianeta Tarsonis, in particolare lei si trovava, come avete visto, a New Gettysburg. Erano arrivati i Protoss per distruggere gli Zerg che stavano invadendo il pianeta. Loro erano riusciti a fermare l'avanzata dei Protoss, ma non degli Zerg. E Menska aveva deciso di lasciare i superstiti a terra. In particolare lui non è che l'ha fatto perché, oh mio Dio, se li andiamo a recuperare non ce la faremo mai. Lui l'ha fatto perché Sara, che comunque era sempre rimasta con lui, e lui gli aveva sempre dato dei comandi, delle missioni da fare, lei le aveva sempre seguite. Sara sapeva cose per lui molto scomode. Ad esempio, Menska aveva ordinato a Sara Kerrigan di uccidere suo fratello, probabilmente perché temeva che potesse ostacolarlo nella salita al potere. Quindi decide di eliminare Kerrigan per mano degli Zerg, in modo tale che sembrasse un incidente e non un omicidio programmato. In verità si sa che lui mise dei ripetitori psionici, soprattutto su Tarsonis, ma mi pare anche su un altro pianeta, per distruggere i suoi oppositori politici, che era l'impero precedente. Niente, cosa dire, ovviamente gli Zerg si erano accorti del potere psionico fuori dalla norma di Kerrigan e l'unicamente aveva deciso di tenerla come suo generale, mettiamo così, in quanto comunque gli Zerg di per sé non è che abbiano un cervello, c'era l'unicamente a controllarli, invece Kerrigan poteva avere delle buone strategie in quanto un soldato addestrato. Abbiamo visto nelle scorse due puntate che nel futuro di Zeratul, che vede Zeratul, Sara non era solo un generale preso per la sua potenza psionica. In verità l'unicamente era stata creata e soggiogata da qualcosa di oscuro, e siccome non poteva ribellarsi a questa cosa oscura, aveva deciso di fondamentalmente riporre le sue speranze in Kerrigan. Il fatto che poi Kerrigan abbia ucciso 8 miliardi, non mi ricordo cosa, di persone, è per il fatto che lei non sa della profezia, non sa esattamente che cosa, per che cosa è stata creata, che cosa aspetta il futuro. Lei pensa semplicemente di essere rimasta vittima di Mensk e degli Zerg, e in quanto regina, in quanto regina delle lame, quindi comunque in quanto a capo di tutte le forze Zerg e con i poteri Zerg, lei pensa così di potersi vendicare su Mensk. Questa è fondamentalmente la storia fino a qui. Ovvio che poi andrà avanti, ci saranno altre cose, però nella campagna 2 potremo vederle.
Se vi ricordate comunque di questo piano folle, dove c'erano questi discorsi più che hanno detto in questo video, più una piccola parte che nessuno sapeva, ne avevamo parlato con l'aiutante qua a destra. Lei ci aveva fatto sentire, sì, che aveva detto abbandonate il pianeta, lasciate i superstiti, eccetera. Jim che le aveva detto non puoi farlo, lui che dice l'ho già fatto, e poi a parte si sente lui che dice nessuno ostacolerà la mia salita. Comunque pensate che Kerrigan poteva ostacolare la sua salita sapendo che lui aveva ammazzato il fratello, aveva usato Kerrigan per uccidere il fratello, per assassinare il fratello. Lei poteva benissimo dire guardate che non è vero nulla di tutto ciò. Ciao Massimo, buonanotte, un mega bacio e ci vediamo in queste sere. Ciao, grazie per essere rimasto con me. E quindi insomma, si stanno un pochino mettendo insieme i pezzi del puzzle. Mi rendo ben conto che sarebbe tutto molto più figo, forse anche molto più chiaro, se avessi giocato prima StarCraft 1, ma è un po' diverso come, proprio come approccio anche al gioco, con unità diverse e tutto. Personalmente, considerando che praticamente non ci ho giocato con StarCraft 1, è quasi come fosse un gioco nuovo, dovrei impararmi le unità eccetera, quindi prima o poi lo farò, non adesso, per ora però appunto vi spiego e vi riassumo per quanto io stessa so, perché dico sempre la storia della memoria e che sono un po' così con la memoria, e quindi sicuramente ci sono un sacco di altre cose da dire, ma questo è il riassunto che probabilmente vi fa capire un pochino meglio se vi siete persi qualcosa. Allora, abbiamo detto che il laboratorio non c'è nulla. Scusate, diamo un secondo il laboratorio che finiamo. Andiamo alla console, perché hai punti 3.000 crediti. 30.000, scusate, mi ho detto una cavolata. Quindi adesso siamo a 345.000. Andiamo al bar. Sì, ma StarCraft 1 è più facile. Dipende dalle missioni, sai? Qua non c'è più Tychus. Mi sembra che prima ci fosse, ma si vede che non c'era. Parliamo con Tosh. Comunque non so quanto possa essere più facile, se non mi sbaglio non potevi scegliere la difficoltà, o forse sì solo nella campagna ma non nel gioco, non mi ricordo, però dipende dalle missioni. Poi comunque non conoscendo le unità, personalmente farei un pochino più fatica qui, anche se non so utilizzare le razze, almeno di terra né protoss le unità più o meno le conosco, di Zerg molto meno, vedremo nella seconda campagna. Tosh, parliamo con Tosh. Quel Tychus è un pessimo elemento, nasconde un sacco di cose. Pensi che ci stia fregando? Le sue missioni ci stanno portando dritti da Kerrig. Magari tu e lei continuate a incontrarvi perché cercate la stessa cosa, ma Tychus, c'è qualcos'altro che non vuol farti sapere. Non so che cosa, però guardati bene le spalle. Ricordati che quello è una forza distruttiva, un assassino a sangue freddo. Sì, sì, si sceglie la difficoltà. Ok, questa cosa non me la ricordavo, devo dire. Quando ci ho giocato io, ci giocava mio fratello, e lui comunque più grande di me ci giocava, io me la facevo sotto per gli attacchi Zergling, una cosa che continuo a dire, e quindi cioè sì, ci ho fatto due partite, ma più che altro guardavo mio fratello giocare, quindi non è che so esattamente. Ricordo qualche unità, soprattutto i Protoss, perché sempre mio fratello ha sempre giocato i Protoss e così io, quindi notiziario. Kate Lockwell per UNN. Di recente la stessa regina delle lame è stata avvistata su Tirador. Il dottor Emil Narud, capo della famosa fondazione Mebius, ha avuto un incontro con l'inafferrabile regina aliena, ma non è disposto a commentare. In una dichiarazione, il dottor Narud ha attribuito ai randagi di Raynor il merito di aver impedito alla regina delle lame di raggiungere il suo... Kate, mi dispiace interromperti, ma abbiamo una notizia dell'ultima ora. A quanto pare... Passiamo alla pubblicità. Prego, pubblicità. Che cosa se ne sta acquattato sotto il letto? Magari il tuo speciale pargoletto. Registra tuo figlio allo Psi programma oggi stesso. È la legge. Le unità erano poco diverse? Beh, dipende. C'era per esempio... aspetta che mi sfugge. Quello che assomiglia a un ragnetto. No, ce ne sono di unità diverse. Che qui ci sono e là no. Certo, le cose base
C'erano anche là le sondine, poi penso agli zerg e agli zeloti, gli incrociatori, sì, comunque ce ne sono, ma anche semplicemente gli oracoli, i fenici mi pare ci fossero, ma gli oracoli e gli scout c'erano, ma gli oracoli e le lance del vuoto mi pare che non ci fossero, comunque cambiano un po' di cose. Vedrò quando sarà il momento. Comunque, grazie mille per le informazioni perché proprio non me le ricordavo. Quindi niente, abbiamo visto tutto. Ah sì, questo volevo farvi vedere. Abbiamo tenuto Tychus quando abbiamo scelto, proprio per le sue argomentazioni, per le sue argomentazioni, per i suoi, cioè fa notare puntigliosamente certe cose che Tychus forse non ci sta dicendo tutto. E quindi insomma dovremo vedere più avanti se è vero che Tychus ci sta conducendo a Kerrigan per i nostri, cioè perché gliel'abbiamo chiesto, o perché ci potrebbe condurre a Kerrigan, perché in verità lui è uscito da prigione aiutato da qualcuno che poi lui ci dice, ci ha già detto, della fondazione Mebius, e quindi perché la fondazione Mebius lo ha aiutato a uscire. E quindi insomma cose, poi vedremo appunto più avanti. Ponte, parliamo con... Ah, Tychus è qua, va bene. Parliamo con Horner. Bentornata, signore. Tutte le missioni disponibili sono pronte per essere esaminate sulla mappa stellare. Matt, io... Grazie. Tutto qui. Ok, Matt fondamentalmente gli fa da tata. L'avevamo già capito. Tychus. Stavo pensando a Tyrador. Ma insomma... Gettarsi a testa bassa in un'invasione aliena... Deve esserci un modo migliore per fare soldi in fretta. Se ti spaventa, prova a pensare ai soldi. Lo sto già facendo, vecchio mio. Ma non funziona. A un certo punto inizia a fartela sotto, effettivamente. Allora, il laboratorio abbiamo visto, non c'era nulla. Il baripod, ok, quindi dovremmo aver finito. Allora, la navetta medica. Penso che non ci sia altro da aggiungere qui dentro, era l'ultima cosa che dovevamo trovare. Loro che litigano sempre, lo farò notare all'infinito, sono bellissime. Navetta medica. Allora, con tutti i rumori sottofondo mi fanno andare a male. I medici della 19ª divisione marina del Dominio improvvisarono la prima navetta medica modificando una nave da sbarco in modo da operare a distanza durante le tempeste acide su Talon VII. Questo aumentò di diversi minuti l'aspettativa di vita dei medici. Di diversi minuti, occhio. I Marine continuano a non fidarsi della precisione del bisturi laser o della sutura automatica, visto che entrambe le tecnologie sono fornite dalla Procyon Industries, la società più economica sul mercato. Comprensibile. Maria Madre Tallasis era stata una dei primi piloti di navetta medica, con centinaia di vite salvate al suo attivo. In seguito ha ammazzato due marine che, pare, insistevano nel chiamare la navetta medica Curabus. Corre voce che sia stata risocializzata e che ora presti felicemente servizio nell'esercito del Dominio. Chiedo sempre scusa, sti rumori sottofondo mi mandano a male. Con Swan non dobbiamo parlare, guardiamo... Qui, allora, astronavi, la navetta medica già ci interessa di più. Dice, le navette mediche possono curare due unità contemporaneamente, che non è male, e le navette mediche sbarcano le truppe a bordo quasi istantaneamente. Siccome abbiamo un sacco di soldi, io le acquisto entrambe. Non so esattamente quando lo useremo, ma tendenzialmente non useremo. Cioè, non ci serve molto potenziare altro, quindi... Magari potenzieremo anche queste cose, ma verso la fine, per ora non ci interessa in verità. Va bene, guardiamo le missioni che andremo a fare, cioè le missioni che sono disponibili per la prossima volta, e poi niente, ci lasciamo, e io nel caso passo a Overwatch. Abbiamo Valhalla, che avevamo anche prima, quindi ce la guardiamo. L'assistente decrittata contiene registrazioni che provano che Mengsk ha ordinato il massacro su Tarsonis. Ora dobbiamo solo trasmetterle. Miran ci ha dato un consiglio che potrebbe essere utile. Il Dominio presenterà su Coral una nuova macchina da guerra chiamata Odin. Se ci impadronissimo dell'Odin, potremmo usarlo per accedere agli studi della UNN e trasmettere la registrazione dei crimini di guerra di Mengsk. Al momento l'Odin si trova al centro di collaudo, su Valhalla.
Allora, a me piacerebbe fare questa dell'Odin, sono due missioni, piacerebbe farle assieme. Quindi devo informarmi se è sbloccata Valhalla, si sblocca anche l'altra. Così Typhon lo lasciamo per la volta prossima ancora. Mi lasci? No, adesso magari gioco un pochino a Overwatch se ci sono anche gli altri. Quindi tranquillo, vado in bagno nel mentre e poi arrivo. Guardiamo Typhon. La Fondazione Mebius si sono riorganizzati da quando gli Zerg li hanno fatti fuggire dal vecchio posto. Dicono che sono riusciti a scoprire dove si trova un altro artefatto, in un incantevole luogo chiamato Typhon. Meraviglioso. Immagino ci saranno i Protoss. Adesso non ricordo come sia. Ah, sì, ok, me la ricordo. Va bene. Quindi sì, ci sono i Protoss, in sostanza. Niente, devo controllare che missioni ci rimangono e deciderò se fare Typhon e l'altra o Valhalla e la rispettiva. Quindi niente, penso la farò domenica. Quindi nel caso appunto ci vediamo domenica. E va bene, niente, allora, per quanto riguarda StarCraft, la puntata che andrà su YouTube, ricordo sempre, finisce qui. E dico sempre venitemi a trovare su Instagram e Discord perché comunque quasi sempre avviso di che, perlomeno dei walkthrough di storie, delle storie che porto. Non vi avviso che faccio Overwatch, vi avviso che faccio StarCraft o chi per esso. Quindi per questo video su YouTube è finito qui. Noi però ci vediamo fra tipo 2 minuti, giusto il tempo di fare la pipì. E mentre stavi giocando, vabbè. E arrivo, quindi insomma, arrivo subito. Datemi proprio tempo di... Avete capito, arrivo. Allora, fine. No, non è fine. Oh, ok, va bene così. Arrivo.